Buongiorno e benvenuti a tutti. Ti sei già chiesto se sopravviveresti a un attacco zombie? Cosa? Non ti sei mai fatto la domanda? In ogni caso, non potrai negare che è molto interessante pensare a scenari e a persone con cui potremmo convivere davanti a una situazione del genere. Così, se vuoi scoprire che tipo di superstite sei, rimani fino alla fine di questo video. Ecco i 10 tipi di superstiti in un'apocalisse zombie. I cacciatori e i superstiti. Di solito le persone che non sono preparate bene e vivono in zone rurali dovranno vivere come hanno fatto i nostri antenati decine di migliaia di anni fa. Questo significa che dovranno passare le giornate a cercare cibo. Molti di noi non hanno mai imparato a usare un'arma da fuoco, senza parlare di dover far fronte alla violenza di dover uccidere il nostro proprio cibo. Eh sì, in piena apocalisse zombie la gente si renderà conto che vivere nella natura non è una passeggiata continua e di sicuro non metterai ad arrostire marshmallow durante l'apocalisse. Ciò richiederà un po' più di stabilità mentale e di ricerca riguardo le piante che potrai mangiare senza pericolo per poter sopravvivere. Non si tratta soltanto degli zombie che vengono da tutte le parti di cui bisognerà preoccuparsi. Dovrai imparare a reagire quando sarai a contatto con dei predatori mortali intorno a te. Sarà sicuramente un modo difficile di sopravvivere che richiederà molte ricerche preliminari e a molta gente non piace la strategia di sopravvivenza. I coltivatori. Per ripopolare l'umanità come si deve durante un'apocalisse zombie avremo bisogno di coltivatori altamente qualificati che sanno cosa fanno. Ciò funzionerà anche in una zona rurale con dei campi aperti, ma dovrai scegliere la tua terra con cura. Per questa strategia, in particolare per ottenere un'ampia gamma di semi che un giorno sarà utile, concentrati prevalentemente sulle cose che puoi mangiare. Questo si collegherà sicuramente meglio con qualcosa come la strategia del nascondiglio e non dovrà essere considerata come la tua unica fonte di cibo. È imprevedibile e chi lo sa se gli zombie passeranno da qui e decideranno di mangiare i tuoi bei pomodori perché li avranno scambiati con dei cervelli. Quando scegli il tuo nascondiglio, pensa ad avere delle terre pronte per essere coltivate, ma anche a prepararti in caso di fallimento definitivo dei tuoi raccolti. I mercanti. I mercanti sono delle persone che entreranno in gioco quando i primi giorni del caos saranno passati. In un certo modo bilanceranno la nuova economia, visto che tutto il denaro che avrai in tasca non servirà più a niente. A tal proposito, l'unica cosa che puoi fare è quella di barattare con loro e scambiare delle cose di valore come il cibo in scatola, le batterie e le munizioni. Ovviamente non sarà tutto a buon mercato, forse dovrai scambiare una settimana di cibo per solo 5 pallottole. Dopotutto, hanno rischiato la loro pelle per raggruppare tutte quelle cose. Gli inventori e gli scienziati. Non parlo specialmente di quelli che sono rinchiusi nei laboratori per provare a trovare il rimedio contro il cancro e altre malattie, bensì di persone come me e te che talvolta amano inventare cose o che possiedono anche il proprio laboratorio in casa. Nonostante la loro apparente debolezza, questi tipi di superstiti saranno fondamentali perché possono realizzare un'arma con praticamente tutto ciò che hanno a portata di mano. Peraltro, molti proveranno a trovare il rimedio a questa pandemia e rappresenterebbero probabilmente l'unica speranza per ripristinare il mondo come lo conosciamo. I leader dei gruppi. Ritrovarsi in un gruppo aumenterà la tua probabilità di rimanere in vita, ovviamente, sempre se tutti collaborano in modo equo. Ma se non ti piace essere da solo nel mucchio, potresti formare il tuo proprio collettivo e dirigere le persone. Attento, per essere un leader non basta soltanto dare ordini, bisogna essere molto intelligenti per agire ed essere in grado di difenderti dagli zombie quanto dai gruppi ostili. Tra le qualità di queste persone appare la capacità di creare delle strategie di combattimento e mantenere la pace all'interno del clan. Bene, non ti piacerebbe che uno scapestrato metta in pericolo la vita di tutti. I preparati. Sono quelli che si sono sempre preparati per qualsiasi apocalisse. Sì, questi qui che prendevi in giro appena qualche mese fa e si sono occupati per anni di raccogliere le armi, il cibo e ristrutturare le loro case e i loro veicoli in vista di qualsiasi evento apocalittico. Avranno senza alcun dubbio più possibilità di sopravvivere rispetto agli altri. Per cominciare non avranno bisogno di lasciare il loro rifugio durante i primi giorni di caos. Potrebbero persino rimanerci per anni. Tra l'altro le loro case saranno ben protette contro qualsiasi tipo di intruso, che si tratti degli zombie o di chiunque altro. I saccheggiatori.
Non parlo di quelli che cercano il cibo in un supermercato, lo faremmo tutti visto che bisogna sopravvivere. Ottenere alcune cose sarà probabilmente un po' complesso, ma il compito più difficile sarà quello di conservarle con te. Ci saranno degli individui o persino dei gruppi di persone che sfrutteranno il caos per affrontare gli altri e togliere loro le provviste. Presumibilmente si tratterà della strategia usata più spesso dai criminali o dalle persone che hanno precedenti in polizia o militari. Potrebbero anche diventare le minacce maggiori per il ritorno della stabilità durante l'apocalisse. Negli Stati Uniti, qualche anno fa, un addetto all'apocalisse di nome Tyler Smith aveva già creato un gruppo noto con il nome di Spartan Survival Group, che contava circa 80 membri, i quali si rifornivano di munizioni, armi e giubbotti antiproiettili. Ora, se pensi di seguire questa strada e creare il tuo proprio gruppo di saccheggio per la sopravvivenza, assicurati di tener conto che potresti perdere qualche riparo e membro, visto che anche altre persone avranno delle trappole di esplosivi innescate a distanza intorno alla loro casa, aspettando soltanto che un buon capogruppo come te osi avvicinarsi alla loro fortezza. Il superstite che sta rinchiuso. Per la maggior parte dei superstiti d'apocalisse zombie, la fortezza della casa sarà la loro strategia principale per ovvi motivi. Nessuno vuole lasciare il comfort della propria casa, anche in situazione di crisi. Eppure, questa strategia di sopravvivenza dell'apocalisse zombie sarà difficile da mantenere per un lungo periodo di tempo. Dovremmo rifornirci in grandi quantità di cibo, di acqua dolce, carta igienica, attrezzature per esercizi e ovviamente attrezzature di protezione. Le armi da fuoco e le munizioni dovranno essere conservate in un posto sicuro e dovrai allenarti regolarmente recandoti al poligono. Forse è una delle strategie migliori ad apparire su questa lista, ma ogni strategia avrà delle conseguenze negative. Beh certo, le riserve di cibo finiranno, probabilmente l'acqua corrente non esisterà e il fatto di avere dei generatori di energia elettrica ti farà diventare un bersaglio. Il modo migliore per far funzionare la strategia della fortezza a domicilio è quello di tenere un basso profilo, non fidarti degli estranei, anche se sono tuoi amici. Investi in telecamere di sicurezza che occupano poco spazio e usa il meno possibile le tue risorse stoccate. Il superstite nascosto. Mentre rimanere nella propria casa e provare a resistere potrebbe funzionare per alcuni, altri preferirebbero spostarsi da qualche parte in cui gli zombie non potrebbero raggiungerli. Gli occupanti dei nascondigli costruiranno il loro appartamento in segreto, in posti come montagne o sulle isole, e ci stoccheranno progressivamente delle provviste per ogni evenienza. A tal proposito, avrai bisogno di un veicolo che sceglierai con cura per gestire bene il terreno e arrivarci in modo sicuro. Ecco alcuni tipi di veicoli che dovrebbero andar bene se hai bisogno di idee. La gente che si applica riguardo il proprio nascondiglio dovrà assicurarsi che quel ritiro sia accessibile e la strada per andarci non sia ostruita dagli alberi. È imperativo memorizzare il tuo itinerario, visto che non è sicuro che il GPS funzionerà o meno. Comunque, una grotta segreta nelle montagne o un silo per i missili abbandonato sarà sempre un buon punto di partenza. I cacciatori e i superstiti. Attenzione, se sei o eri un Boy Scout, sei molto fortunato nel sopravvivere di fronte a questa situazione. Quelle persone preferiscono trovarsi nella foresta e tra le montagne, lontane dal caos delle città. Si arrangiano da sole per avere cibo, crearsi un riparo e preparare qualsiasi tipo di trappola. Possono essere da soli o in piccoli gruppi, sono dei cacciatori che hanno grandi capacità. Inoltre, ci avveleneranno sicuramente con la prima baia che troveranno nella foresta. La prossima volta che vedrai uno scout, allora sarà meglio fare amicizia con lui. I solitari. Probabilmente non è il metodo migliore per sopravvivere a un giorno del giudizio pieno di zombie. Tuttavia ci saranno delle persone che preferiranno agire da sole senza dover assumersi la responsabilità di un compagno. In genere queste persone sono diffidenti ed elimineranno tutto quello che si muove. Quindi la cosa migliore consiste nel lasciarli stare e lasciarli proseguire nel loro cammino. I necrofagi. Il necrofago è piuttosto simile al saccheggiatore, ma questi superstiti non vogliono mettersi in pericolo come i saccheggiatori e andare verso zone più commerciali. Ovviamente nessuno vuole diventare un necrofago, ma si tratta dell'apocalisse e non tutti sono preparati bene. Forse non è nemmeno la strategia peggiore e il suo punto di forza è quello che non richiede nessuna, se non addirittura pochissima, preparazione. I gruppi di zombie.
Preparandosi all'apocalisse degli zombie, è semplice vedere come le risorse durano quando non ci sono molte bocche da sfamare, ma non è consigliato provare ad essere l'unico superstite. Sopravvivere da solo sarebbe ovviamente possibile, ma sorgono numerose domande quanto al modo in cui sarebbe la salute mentale di una persona dopo aver mancato di socializzazione durante un evento così traumatico. È uno dei motivi per il quale hai bisogno di una squadra di cacciatori di zombie. Anche la scelta della squadra non sarà semplice. Devi vedere quale tipo di superstite è adatto meglio a te. Forse non saprai chi sia davvero affidabile finché l'apocalisse non sarà avvenuta. Allora scegli con giudizio o sarai il primo a morire. Le talpe. Se la maggior parte delle persone hanno probabilmente finito per vivere sopra la superficie, ci sono quelli che scelgono di vivere sottoterra o nelle grotte. Questa scelta è piuttosto drastica, ma ci sono buone possibilità che tu non venga avvistato dai leader e dagli zombie. È abbastanza sorprendente vedere ciò che alcuni esseri umani sono in grado di creare sottoterra. Molta gente ha investito milioni di dollari nei loro bunker sotterranei privati, ma per i meno ricchi, nelle zone molto popolate, dei posti come la metro diventano un'ultima spiaggia. Quando gli zombie hanno lasciato la stazione, può essere semplicemente messa al sicuro con l'attrezzatura adatta. Ci possono anche essere molte fonti di cibo piccole. Allora, quale di questi superstiti somiglia di più a te? Dimmelo nei commenti. A presto! We are